Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video, essendo che una di voi me l'ha richiesto, farò le 100 domande che nessuno osa fare. Ora mi sbrigo perché è già un video lungo, quindi mi sbrigo. Dormi con le porte dell'armadio aperte o chiuse? Io personalmente chiuse. Poi non so se c'è qualcuno che dorme con le porte dell'armadio aperte. Cioè, a parte quando il mio gatto mi stressa per andare nell'armadio, quindi le apro durante la notte, però solitamente chiuse. Prendi gli shampoo e i saponi dall'hotel? Sì. Ops. Dormi dentro o fuori dalle lenzuola? Dentro. Odio dormire. Faccio casini. Odio dormire fuori dalle lenzuola, quindi dormo appunto dentro. Hai mai rubato un cartello stradale? Personalmente no. Anche perché non mi ricordo se alle elementari o alle medie è arrivato un poliziotto a farci tipo una lezione. Ci fa: se uno ruba un cartello stradale, tipo quello dello stop costa tipo 500 euro allo Stato. Quindi io tipo, no, vabbè, non lo ruberò mai. Quindi non rubatelo. Ti piace usare i post-it? Sì, tantissimo. Io li uso ad esempio quando un prof sta spiegando, li incollo e non c'è spazio per scrivere sul libro. Li metto sulle foto e ci scrivo gli appunti, così almeno ho spazio per scrivere, oppure per ricordarmi qualcosa. Hai mai tagliato i coupon per poi non usarli? Non ho mai usato i coupon, semplice. Preferiresti essere attaccato da un orso o da uno sciame di api? Da uno sciame di api, perché l'orso probabilmente mi ucciderebbe, mentre lo sciame di api massimo mi pungono. Cioè, penso, in realtà non lo so, però penso sia più sicuro lo sciame di api, anche se ho paura delle api. Hai le lentiggini? No. Sorridi sempre nelle foto? Sì, quasi sempre. Qual è il tuo più grande cruccio? Cruccio, non so come si dica. Non lo so. Boh. Ti è mai capitato di contare i passi mentre cammini? Sì, a volte capita, cioè penso l'abbiano fatto tutti almeno una volta nella vita. Hai mai fatto pipì nel bosco? Sì, perché da piccola andavo in montagna e quindi capita. Hai mai fatto la cacca nel bosco? Non penso. Ti sei messo a ballare anche se non c'era la musica? Sì, sempre. Mastichi le penne o le matite? Allora, da piccola ero tipo un roditore assurdo, mentre ora no, perché ho più cura delle cose, quindi mi dà fastidio, cioè a volte capita. Con quante persone hai dormito questa settimana? Only me. Solo con me. Quanto è grande il tuo letto? Tra una piazza e mezza. Ed è lungo 2 metri. Qual è la canzone della settimana? La canzone della settimana è Problemi con tutti di Fedez. Va bene se i ragazzi indossano il rosa? Sì, mi piace tantissimo il rosa sui ragazzi. Guardi ancora i cartoni animati? Allora, no, ora no. E da piccola in realtà non ero grande fan dei cartoni animati. Li ho visti perché li guardava mio fratello, ma solitamente no. Qual è il tuo film preferito? Dacci un taglio di Netflix. Dove nasconderesti il tesoro se ne avessi uno? Non ne ho la più pallida idea. Cosa bevi a cena? Acqua. A parte il sabato che bevo la coca. In cosa immergi i chicken nuggets? Niente, perché non mi piacciono le salse. Qual è il tuo cibo preferito? Presumo i chicken nuggets. Che film guarderesti più e più volte? Tutte le volte che ho scritto ti amo. L'ultima persona che hai baciato ti ha baciato? Penso mia mamma. Non lo so, cioè sulla guancia. Sei mai stato una Girl Scout? No. Poseresti mai nudo per una rivista? Non penso, ma che domanda è? Cioè, quando è stata l'ultima volta che hai scritto una lettera a qualcuno? Non ho mai scritto una lettera a nessuno. Sai cambiare l'olio in una macchina? Assolutamente no. Mai ricevuto una multa per eccesso di velocità? Non guido. Mai rimasta senza benzina? Non guido, parte 2. Panino preferito? McChicken. La cosa migliore da mangiare a colazione? Vi dico la mia colazione tipica, cappuccino e fiesta. A che ora vai a dormire? Mezzanotte. Sei pigro? No, quasi mai. Cioè, a volte capitano quelle giornate in cui sono molto pigra, però solitamente no. Quando eri un bambino, da cosa ti vestivi ad Halloween? Strega. Qual è il tuo segno zodiacale cinese? Gallo. L'ho letto prima leggendo le domande, adesso vorrei leggervi, anche per conoscermi sempre meglio, perché la mia descrizione sotto questo segno cinese. Sono persone concrete, non si fanno fermare facilmente dalle difficoltà e nella maggior parte dei casi utilizzano qualsiasi tipo di strumento per arrivare ai loro obiettivi. E questo è verissimo. Io ho una costanza pazzesca sotto questo punto di vista e una forza di volontà molto alta, quindi è vero. Nei rapporti con gli altri appaiono molto schietti, hanno un grande talento per gli affari e molto spesso riescono ad arrivare molto in alto senza particolari difficoltà. Anche questo è verissimo.
Non so perché, come fa, cioè è assurdo, è la mia descrizione. Il successo per loro è molto importante nella vita, la loro forza li rende molto amabili e ricchi di fascino. Grazie. Di solito le persone del gallo non hanno tanti amici, preferiscono averne pochi ma buoni, e allora danno tutta la loro fiducia. Questo è verissimo. Sanno essere dei grandi amici e si fanno in quattro per le persone a cui tengono. I pregi e i difetti in questo segno sono alla pari. Vero. Delle volte sanno essere fin troppo meticolosi e possono sembrare egoisti perché pensano principalmente ai loro bisogni. Fantastico, grazie, tu che mi hai descritto perfettamente. Di sicuro chi sta in compagnia di un gallo non si annoia facilmente, anzi avrà sempre degli stimoli per riuscire a tenere saldo un rapporto con i nati sotto questo segno. Grazie! L'ho fatto, almeno mi conoscete anche un po' meglio con il mio carattere. Quante lingue sai parlare? Allora, so parlare benissimo l'italiano, l'inglese ho un livello A2/B1 e lo spagnolo un livello A1, quindi non è che sia tanto, però è quello delle medie. Hai abbonamenti a riviste? No. Meglio i Lego o gli Lincoln Logs? Lego. Sei testardo? Troppo. Chi è meglio, Leno o Letterman? Non so chi siano o cosa siano. Hai mai guardato soap opera? Sì. Hai paura dell'altezza? No. Canti in macchina? Sì. Canti sotto la doccia? A volte, non sempre. Balli in macchina? Penso di no. Ma mia mamma cosa sta facendo? Cioè, per cucinare? Non lo so. Mai usato una pistola? No, ma un fucile sì, perché facevo carabina. L'ultima volta che un fotografo ti ha fatto un ritratto? Penso a 9 anni. Pensi che i miei giocoli siano ridicoli? No. Il Natale è stressante? No, mi piace un sacco. Mai mangiato ravioli polacchi? No. Torta di frutta preferita? Crostata alle fragole. Lavoro che volevi fare da piccolo? Dottoressa, ma poi mi sono resa conto che mi impressiono troppo. Credi ai fantasmi? No. Adesso mi ritrovo 2000 fantasmi in giro per casa. Mai avuto la sensazione di un déjà vu? No. Prendi vitamine giornalmente? No. Indossi le pantofole? Indossi un accappatoio? No. Queste domande non so se intende che le indosso ora o in generale. Se in generale l'accappatoio sì, le pantofole non... no. Ora non, nessuno dei due. Ma oggi nessuno vuole farmi fare un cavolo di video. Primo concerto. Violetta. Careful, Aushan o Bennett? Nessuno dei tre. Nike o Adidas? Nike. Patatine o Fonzi? Patatine. Nocciolino o semi di girasole? Noccioline. Mai sentito parlare del gruppo Trisvien? Penso si lega così, scusate se ho sbagliato. No. Hai mai preso lezioni di ballo? Sì, da piccola facevo ballo. Che lavoro vuoi che faccia il tuo futuro coniuge? Non lo so, basta che non sia troppo pericoloso. Hai mai vinto una gara di spelling? Penso di no, o forse sì, non lo so. Hai mai pianto perché eri felice? Sì, mi piace tantissimo piangere di gioia quando sono felice. Cioè, non è che mi piace. Secondo me è molto bello quando uno piange di gioia. Possiedi dei dischi? Sì. Possiedi un giradischi? No. Mai stato innamorato? No. Chi vorresti vedere in un concerto? Ultimo, qual è stato l'ultimo concerto? Violetta intende concerti grandi, concerti piccoli non lo so. Tè caldo, tè freddo? Assolutamente freddo. Tè o caffè? Caffè. Zucchero, biscotti alla cannella? Zucchero. Sai nuotare bene? Sì, abbastanza, cioè me la cavo, non è che sia una nuotatrice, però sì. Sai trattenere il respiro senza tappare il naso? Sì, perché io respiro con la bocca, quasi sempre. Sei paziente? Abbastanza. DJ o band o un matrimonio? DJ. Mai vinto un concorso? Presumo di sì. Forse da piccola. Quali sono le olive migliori? Nere o verdi? Verdi. Sai fare a maglio un uncinetto? No. Stanza migliore per un camino? Salotto. Vuoi sposarti? Ovvio. Cioè, non è che è il mio obiettivo di vita, però mi piacerebbe. Sei sposato? No. Qual è stata la tua cotta delle superiori? Sono le superiori da neanche un anno, quindi per adesso nessuna. Piangi e fai capricci quando non ottieni quello che vuoi? No. Hai figli? No. Vuoi bambini? Sì, due. Qual è il tuo colore preferito? In realtà presumo il rosa, però mi piacciono un po' tutti, a parte il verde scuro. Ti manca qualcuno in questo momento? Sì. Chi? I miei amici. Detto questo, il video si conclude qui. Scusatemi se sono stata un po' veloce, però se no il video dura veramente troppo tempo. Quindi il video si conclude qui. Io vi ricordo di attivare la campanella delle iscrizioni, iscrivervi, mettere mi piace e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!